C'è stato un nuovo incontro al Ministero della Funzione Pubblica tra governo e sindacati sul contratto degli statali. Sentiamo Laura Garofalo. Non è stata una trattativa vera e propria, ma un incontro per fare il punto sul pubblico impiego in attesa dei rinnovi dei contratti in scadenza a fine anno. Due ore e mezza di confronto tra sindacati e ministro della funzione pubblica Bongiorno. Sul tavolo in particolare le risorse per gli statali inserite nella legge di bilancio, 1,1 miliardi per l'anno prossimo, 1,4 per il 2020 e 1 miliardo e 700 milioni per il 2021. Fondi insufficienti, dicono i sindacati, perché con questi stanziamenti gli aumenti saranno intorno ai 50 euro al mese. E a preoccupare le parti sociali c'è anche la norma della manovra che prevede pensionamenti con quota 100 con meccanismi diversi tra lavoratori pubblici e privati. Una disparità inaccettabile per i sindacati, una norma necessaria per il governo perché dovrà garantire la continuità del lavoro nelle amministrazioni. Bongiorno ha promesso anche concorsi veloci e nuove regole per aumentare la produttività.